Però nella mia testa c'era già il film mentale di dire, ragazzi, se supero l'ostacolo di andare vuol dire che credo di essere andato bene. In realtà mi ha segato proprio a piedi pari e niente, l'ho dovuto poi rifare. Comunque quello è stato sicuramente il momento più brutto Ecco, per se posso, questo diciamo coincide un po' con il mio momento più bello, non proprio quel momento. Quando è stato segato Samu? Ciao a tutti e ben ritrovati su questo canale. Nell'ultimo video, link per andare a recuperarlo, ho parlato della mia tesi di laurea e di tutte le avventure che, come ogni altra tesi di laurea, si porta dietro. Ma ho pensato sarebbe carino anche raccontare tutto ciò che c'è stato prima. E quindi oggi parlerò del percorso universitario e in particolare di come ho affrontato l'università. Ma non sarò solo. Con me, infatti, ci saranno ben tre ospiti. E chi se non coloro che insieme alle infinite revisioni dei nostri progetti sono stati tra le costanti, tra i pochi punti di riferimento nel corso di tutti i 5, 5 virgola, anni di università. Tutti e tre ingegneri edili, come il sottoscritto, e allora ve li presento subito. Ciao ragazzi e benvenuti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. In ordine puramente alfabetico, perché non posso fare preferenze. Samuele Lanfranchi, ciao Sam. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Fabio Marchesini, che è già stato su questo canale qualche settimana fa. Ciao a tutti. E Mattia Sala, ciao Tia, benvenuto. Ciao a tutti. Avresti potuto fare l'ordine alfabetico inverso. Sarà una discussione molto libera. Ho giusto un paio di note, ma non c'è la solita scaletta. Però, se mi permettete, partirei da una domanda che rivolgo a tutti voi. Tutti e tre siete venuti a studiare al Politecnico di Milano da fuori, Samuele Mattia da Bormio e Fabio da Verona. E allora, tornando un po' indietro nel tempo, vi chiedo com'è stato l'impatto con la vita in una nuova città o addirittura in un nuovo stato, così accontentiamo subito Fabio. Allora, io voglio fare una precisazione che io sono di Bormio e Mattia di Crosio, siccome Sì, volevo i farla in piena volentieri. campanilismi sono sdoganati ovunque, in particolare dalle nostre parti. Muoversi in una città come Milano è stato molto stimolante, soprattutto dal punto di vista umano. Chiunque affronti un passaggio di questo tipo, partendo da un contesto molto limitato, come il contesto dei paesi, della provincia, devi mettere in conto tanti pro, che sono comunque il conoscere un sacco di persone, doversi arrangiare, spigliarsi, e anche tanti contro che sono legati al fatto che si è lontani comunque dalla propria famiglia e si ha comunque una lontananza con gli amici. Allora, per me è stata, Mattia. diciamo, un'esperienza, Mattia, sì, un'esperienza un po' all'inizio traumatica, perché mi ricordo ancora il primo giorno che sono giunto a Milano. Eravamo io e l'ingegner Lanfranchi con rispettive madri, che saluto vivamente, e diciamo, siamo arrivati una domenica pomeriggio a Milano, totalmente inconsapevoli del nostro destino. Siamo arrivati, diciamo, in un appartamento in una zona un po' malfamata, ma eravamo molto, molto inesperti di Milano. Però col tempo ci siamo un po' abituati, anche grazie a voi, ci siamo un po', diciamo, civilizzati, passando dalla vita nei nostri monti alla città. Quello che ha un po' più caratterizzato e differenziato la mia vita rispetto alla mia vita nel paese dove abito tuttora, è un po' la frenesia della città. Io sono abituato che noi, quando usciamo di casa, comunque incontri delle persone, ci parli, perché comunque ci conosciamo tutti, mentre a Milano esci di casa e sei un, tra virgolette, un numero. Una cosa un po' così, diciamo, Mi stai quindi dicendo che noi l'impatto milanesi sicuramente. siamo Sì, i sottosopra? Dici esatto. bene. No, scherzo, non Invece? dicevo quello, dicevo solamente che è più difficile instaurare dei rapporti umani, forse, rispetto ai paesi di piccole dimensioni. Dalla Repubblica, dalla Veneta. Serenissima, Ciao ragazzi, cosa dopo. ci dici? No, che anch'io condivido più o meno gli stessi discorsi fatti prima, cioè tu alla fine hai
hai 18-19 anni e vai in un'altra città completamente da solo alla fine. E lì, in un certo modo, ti devi ricreare una quotidianità che è diversa rispetto, anche per me che comunque vengo da una vita di paese anch'io, cambiano tante cose. E secondo me una delle cose principali per affrontare bene l'università in questo caso è trovare un gruppo di persone con cui stai bene sia all'università sia fuori. Ad esempio, io ho avuto la fortuna di avere dei coinquilini che conoscevo già e siamo partiti insieme e quindi abbiamo trovato l'appartamento. Eravamo in quattro, facevamo tutti e quattro il poli, però ci conoscevamo già e quello è stato bellissimo sia perché siamo cresciuti insieme e sia perché comunque potevi parlare anche di cose legate appunto a casa tua. E invece in università ho avuto la fortuna di trovare voi e dopo abbiamo fatto 5 anni bellissimi, cioè sia ad aiutarsi per lo studio vero e proprio, sia a passare un po' insieme i momenti peggiori e i momenti migliori. Quindi sempre per lo studio. Sì, esatto. Quindi sempre peggiori. No, però dico, se io dovessi dare un consiglio chiave, diciamo, secondo me è proprio trovare il gruppo giusto. Momento di pausa, ah. Adesso ci siamo ritornati, vedrete una location diversa da parte di Samuele. Allora, il titolo di questo video o podcast, poi vediamo quello che ne esce, è come affrontare l'università. Dovremmo dire come tutti che ovviamente dipende dal caso e da caso a caso, e invece noi oggi siamo qui per darvi la verità assoluta. E ovviamente non è un dissing a tutti quei video pacco che vi propinano ogni tanto sulle home di Instagram, di gente che vuole rivelarvi i metodi segreti per recuperare tutti gli esami, no? E avere la media del 30. Io mi prendo oggi la responsabilità di dire che tutto ciò che avete sentito finora non è vero, però c'è un però. Esiste un metodo, uno solo, tramandato da generazioni, non stiamo qui neanche a raccontarvi, per passare 8 esami, e ripeto 8, in una settimana. Ed è essere in 4 come noi. Lunedì ne dai uno, tutti insieme, e giovedì ne dai altro. Anzi, scusate, dovevo dirlo. Anzi, voglio sbilanciarmi. Samu, c'è anche lì Massi? Ecco, allora voglio sbilanciarmi. Se ne chiamate un altro, ne riuscite a dare pure 10. Facciamo anche 11 perché io ne davo sempre qualcuno. In una settimana. No, comunque, a parte tutto, come affrontare l'università? Come l'avete affrontata? Un po' l'abbiamo già accennato nella presentazione, però io posso dire, conoscendoci, che siamo piuttosto diversi l'un dall'altro, ma un punto di forza, anche solo psicologico, e dici poco, è stato il gruppo, la butto lì, quindi il branco. Avere qualcuno su cui poter contare, non solo per lo studio in realtà. Allora, riallacciandomi a quello che ha detto prima Fabio, diciamo si gioca una buona percentuale all'interno della riuscita del passaggio d'esami in gruppo, nel senso che noi siamo sempre andati più o meno, dopo ci sono state qualche svarioni soprattutto durante fisica tecnica, di pari passo. Sì, io ad esempio personalmente vedevo spesso Mattia o anche Samuele spesso, che erano i primi, no, a dire facciamo subito al primo appello. E quindi diciamo io spesso ero tirato da quella cosa lì. Assolutamente. Cioè non c'è mai stata per me la possibilità di dire magari mi rilasso così, perché comunque avendo soprattutto Mattia che voleva sempre dare tutto subito. Sì. Spronava tantissimo. Quindi cioè, la mentalità vuole di dire lo rimando a settembre, no? A noi non ha quasi mai toccato, proprio perché c'era qualcuno che tirava subito prima, ed effettivamente col senno di poi è la soluzione. Sì, perché comunque non esisteva il lo magari do dopo, lo do la sessione dopo, cioè. E quindi comunque è rispronato sempre a cercare di dare il 100% su questo aspetto. Ci vuole un gruppo con tanti tipi di personalità. Una cosa che invece a me aiutava di Samuele era che
aveva sempre la battuta, cioè riusciva sempre un po' a ridurre l'ansia che c'era magari. Ragazzi, ho la mascherina perché sono a Milano appunto, e tutto quello che avete detto è interessante e è vero, lo confermo. Spero mi sentiate, sto cercando di alzare un po' il tono. Oltre al fatto di avere personalità diverse nel gruppo, quindi sapersi confrontare con modi di affrontare l'ansia, gli esami quotidianamente, posso dirvi che mi ha aiutato tanto a allargare il network all'interno dei gruppi di lavoro. Se posso dare un consiglio spassionato appunto a chi segue questo canale, crearsi un network all'interno del mondo dell'università serve poi rampa di lancio. Serve rampa di lancio. Rimaniamo così per non decollare. Siamo rimasti a rampa di lancio e adesso c'è l'audio disattivato. La linea dove si... No, la linea no, perché sei a Milano e la linea c'è dovunque. Mi sentite, raga? Sì, adesso sì. Ok, quindi ripeto, serve network e serve crearlo già dall'ambito dell'università, perché se si allarga comunque la conoscenza e se si riesce a essere sul pezzo già appunto nell'ambito dello studio, questo aiuta e facilita poi tante situazioni come gli esami. Una cosa che mi ha aiutato tantissimo anche è proprio che ho notato che negli anni universitari ho cambiato molto il metodo di studio e l'approccio, sia proprio a come si apprendono le cose, sia come affrontavo gli esami nei vari anni universitari. Io e Marco eravamo molto simili, secondo me, come metodo di studio. Invece Mattia magari mi ha aiutato tanto, proprio vedevo che a volte lui capiva più velocemente certe cose. E allora nel tempo, dopo, stando insieme, stando a stretto contatto per anni, anche indirettamente, riesci un po' a migliorarti sicuramente. Adesso io ho chiamato voi perché chiaramente siete stati tre punti fermi del mio percorso universitario. Però effettivamente da ognuno di voi sono stato ispirato per alcuni aspetti. Da Fabio, senza dubbio, per la determinazione nello studio. Da Mattia, il fatto di non farsi spaventare, cioè esatto, vedere qualcosa che non si conosce e buttarsi, cosa che magari personalmente nei primi due anni mi ha un po' segnato. Esatto. E lo stesso discorso un po' vale anche per Sam. Quello che secondo me è più apprezzabile in lui è la polivalenza, diciamo, perché all'interno del suo percorso universitario è riuscito comunque a fare parecchie altre cose, tra cui il corso maestro di sci, che non è una passeggiata. Quello che ho apprezzato in Merck è un po' legato al suo OCD, cioè al suo disturbo ossessivo compulsivo, e in particolare alla creazione di suoi schemi atomici. Uno li vede a prima vista e sembrano probabilmente un lavoro di un disturbato, ma secondo me, e partendo con una base, quindi con uno schema, con qualcuno che riesce a definire una certa organizzazione sin dall'inizio, cioè, la frase chi bene inizia già a metà dell'opera è molto azzeccata. Sei te che definivi i vari passaggi e poi ognuno faceva la propria parte, però comunque secondo me è fondamentale. Mentre Fabio non ho apprezzato mai. Scherzo. Di Fabio quello che ho apprezzato è il fatto che lui, madonna, lui c'ha sempre un sacco di voglia di studiare, di lavorare. Posso aggiungere che secondo me l'approccio del gruppo di lavoro non deve essere quello di prendere spunto dalle personalità degli altri, cioè la personalità è una cosa diversa e non ci addentriamo, ma nell'ambito proprio dello studio, cazzo, si prende il meglio che una persona ti riesce a dare. Cioè, voglio essere concreto e dire che non è solo l'impressione e l'approccio, parlando in maniera astratta, quello che bisogna prendere, ma è proprio il materiale. Cioè, ognuno deve dire: ragazzi, nel nostro gruppo ci sono capacità diverse, io ammetto di non essere bravo a fare gli esercizi, non sono bravo a fare un cazzo, dai, parliamoci chiaro, io devo prendere tutto dagli altri che lo fanno meglio di me e poi rielaboro però gli esami di passo. Perciò... A parte gli scherzi, apprezzo questa schiettezza, perché alla fine è così.
Si tratta, sì, di idealizzare. Noi abbiamo un po' idealizzato, anche se sono cose vere, quelle le penso sinceramente, però alla fine si tratta anche un po' di sopravvivere. Un conto è ispirarsi, un conto è poi ottenere risultati. Quindi alla fine, come dice Sam, è giusto prendere nella concretezza quello che si riesce dagli altri. In maniera non egoistica, però utilitaristica, diciamo così. Sì, infatti. Sì, beh, la cosa bella comunque del gruppo su cui io ponevo l'attenzione era proprio questa, cioè si capiscono quali sono i punti di forza di ognuno e nel concreto poi proprio a livello di appunti, a livello di come si affrontano le cose insieme, no, si, è un po' come se, se si prendesse un pezzo di tutti. Aggiungo una nota un po' trasversale: nessuna figa nel gruppo di studio, nessuna, perché no, raga, ve lo garantisco. Tutti hanno delle determinate caratteristiche, però ognuno deve avere la capacità fondamentale di riuscire a capire qual è il gruppo giusto per sé. Ognuno di noi aveva qualcosa in cui era più bravo e aveva, diciamo, più interesse, esatto. Ad esempio io ero più interessato alle strutture, Merck e Fabio eravate più interessati all'energia, Fabio in particolare alla storia delle facciate, e Samu era interessato di più alla parte, diciamo, di cantierizzazione, la parte più dell'impresa, avendo lui stesso un'impresa, e quindi secondo me siamo riusciti ad amalgamarci bene anche col carico di studi e con i vari progetti. Poi ci sono state anche persone che comunque più o meno da sole hanno raggiunto gli stessi obiettivi, però dico, per la mia esperienza personale, secondo me la cosa veramente importante è avere un gruppo delle persone che ti sappiano spronare da un lato e anche completare delle certe cose su cui sei debole. Un'altra cosa che a me spronava tanto era Samuele, che riusciva a fare altre attività al di fuori dell'università, e io dicevo, io invece sono molto più concentrato solo su quell'obiettivo e magari potrei fare di più, e questo mi spronava a migliorare ad esempio il metodo di studio o... Diciamo che Sam è riuscito a fare anche l'università. Sì, beh, sì, non è mai stata la priorità di quello che dovevo fare, cioè quello lo ammetto, però sono riuscito, e mi leggo quello che diceva Fabio, si può fare anche tutto da soli, parliamoci chiaro, non è che non esiste una ricetta, non esiste un metodo, una ricetta universale per farci, però ti impiega il triplo delle fatiche, cioè parliamoci chiaro. A parte che è anche meno divertente, sinceramente, perché quel giorno in cui devi trovare e devi rimanere a fare i progetti, magari in casa dello studente fino alle 10 di sera, se hai qualcuno con cui fare una battuta ogni tanto è anche più fattibile. Ecco, introduciamo un ospite. Prima che se dobbiamo ottenere risultati in un gruppo di ragazzi, meglio evitare ragazze di molto carine, si può dire lo stesso se siete un gruppo di ragazze, meglio evitare ragazzi come Massimiliano Pace che ti distraggono troppo. Esatto, no, però io voglio dire una cosa, ragazzi, io avevamo comunque tanti esami di gruppo, quindi anche là, se negli esami di gruppo ti scegli o ti capitano persone sbagliate, è difficilissimo fare gli esami, quindi anche là è un po' anche fortuna, no? Cioè fortuna, bravura nello scegliersi le persone da avere accanto, anche dal punto di vista di stimoli. Parlo da solo, non penso sia giusto, né dal punto di vista didattico né dal punto di vista umano, perché poi comunque no. L'università un po' come la scuola dovrebbe essere un minimo una scuola di vita, quindi insomma, dovrebbe iniziare a far capire un po' come se ci si comporta anche nella società. Scusate, magari capisci chi stesse solo ascoltando, ovviamente Samu l'abbiamo perso per l'ennesima volta, cioè sì, secondo me parlando con qualcun altro liberamente magari si capiscono cose che molto meglio, o proprio si arriva a un concetto a cui non si era arrivati. Comunque ragazzi, chiuderei con una frase d'effetto, voglio dire che ogni componente del gruppo è giusto all'interno del gruppo giusto, nel senso che all'interno del gruppo sbagliato potremmo essere, diciamo, la capra, la pecora nera del gruppo, mentre noi ci siamo trovati all'interno del nostro, per cui non esiste una ricetta. Posso fare un quesito io all'interno del gruppo? E quali sono stati
qual è stato il momento più brutto all'interno del vostro, del vostro percorso universitario? Il momento più brutto è quando dopo l'esame era il primo tentativo di idraulica, era il terzo anno, sì. Dopo lo scritto ci ha detto: ragazzi, chi pensa di aver passato lo scritto si presenti oggi pomeriggio nel mio ufficio che si fa la correzione e poi l'orale. Io mi sono presentato e niente, non avevo passato lo scritto. È una banalità, però nella mia testa c'era già il film mentale di dire: ragazzi, se supero l'ostacolo di andare vuol dire che credo di essere andato bene. In realtà mi ha segato proprio a piedi pari e niente, l'ho dovuto rifare. Comunque quello è stato sicuramente il momento più brutto per me. Se posso, questo diciamo coincide un po' con il mio momento più bello. Non proprio quel momento. Quando è stato segato Sam? No, il periodo, perché mi ricordo come se fosse ieri, eravamo io e Samu fuori dall'aula, perché siamo noi due, gli unici due che abbiamo provato idraulica al primo colpo. E mentre eravamo fuori dall'aula sono arrivati gli esiti di scienza delle costruzioni, quelli non addetti ai lavori, un esame da 6 ore. E entrambi l'avevamo passato, no? Per cui siamo andati a fare l'esame abbastanza cuor leggero. Ho preso 28 all'esame di idraulica, totalmente inaspettato, e il giorno dopo meccanica razionale era andato, adesso non mi ricordo il voto preciso, ma è andato abbastanza bene anche quello. Però per ritornare al discorso degli 8 esami in una settimana, tu c'eri quasi. Comunque era andato tutto per il verso giusto in quel periodo. E allora continuo io, diciamo il mio periodo peggiore è stato il quarto anno sulla verso il 20 aprile, vi ricorderete Fabio, ma ci trovavamo una mattina per fare il progetto di Fundamentals of Integrated Building Design e io era un paio di giorni che non stavo molto bene, come sono arrivato la mattina in casa dello studente ho deciso di vomitare in bagno, visto che non stavo ancora molto bene ho deciso di tornare a casa non a Milano ma alla mia casa natale, e di lì il giorno successivo sono stato operato di appendicite e oltre al fatto che diciamo per la salute ho lasciato i miei compagni di gruppo, che era un periodo molto molto stressante dal punto di vista universitario, e vi ho lasciato diciamo 20 giorni senza il mio apporto, che è stato un po' problematico sia per me che per voi. Scusami, io ho sempre in testa una frase: noi stiamo parlando di periodi belli o periodi brutti, ma a sentire qualcuno qui dentro, dopo analisi, è tutto in discesa. Mm-hmm. tipo? C'era questo detto, ma in realtà si è rivelato... No, c'era questo detto, che l'hai fatto tu, praticamente. Io avevo sentito così e mi ero autoconvinto di questa cosa. E, no, il mio periodo peggiore è stato... il giorno in cui Mattia stava preparando idraulica e sono usciti gli esiti di meccanica delle strutture, scienza delle costruzioni, io ho scoperto che non l'avevo passato e quindi avevo già indietro fisica tecnica, e dopo, quando ho visto che non avevo passato scienza delle costruzioni ho cominciato a dire: qua va in ritardo, erano 27 crediti in esame mi sembra. Quindi era mezzo anno praticamente buttato via fino a quel momento lì. A settembre. E quindi tutti e due a settembre. E lì è stato un momento abbastanza pesante. Però poi alla fine se ti impegni, se continui a provare, li fai. Infatti in settembre poi mi ricordo che avevo studiato tutta estate per scienza delle costruzioni e quando ho visto che avevo passato a settembre sia fisica tecnica che scienza delle costruzioni, poi comunque è tutto in discesa. Riprendi la, diciamo, la spinta e vai avanti. Infatti poi alla fine abbiamo finito tutti insieme, quindi... però diciamo ci sono dei momenti pesanti, a volte bisogna saperli un attimo prendere e basta. Ecco, un altro tema abbastanza importante che mi piacerebbe discutere con voi riguarda l'esperienza all'estero. Noi al Poli abbiamo visto tanti ragazzi che sono venuti qui in scambio o Erasmus o per doppia laurea.
Nonostante io sia l'unico poi che è andato effettivamente a fare un'esperienza all'estero, volevo comunque chiedervi un parere su questa possibilità che ci è offerta dall'università. Io posso dire che ho un grande rimpianto ad essere andato io stesso in Erasmus in scambio, anche se ne ho avuto la possibilità due volte, per una serie appunto di impegni, di eventi, di scelte che ho dovuto prendere. Però ecco, se posso dare un consiglio, appunto è questo: quando inizi a lavorare, quando inizi a stare a contatto tutti i giorni col mondo del lavoro, ti rendi conto che la tua preparazione serve, ma è solo uno dei pezzi del puzzle, e gli altri pezzi sono proprio le esperienze, il fatto che ti devi relazionare con un sacco di gente, perché gli ingegneri fanno i calcoli, ma fanno anche magari i manager. Quindi chi fa il manager non ha bisogno tanto di saper fare i calcoli, ma ha bisogno di saper parlare con la gente, andare a pranzo con i clienti, convincere i clienti ad investire nella propria azienda, per esempio. Quindi questo lo impari molto di più dall'esperienza che dalla preparazione universitaria. No, anch'io, forse tornando indietro, farei un'esperienza all'estero. Avevo scelto, come voi, no, la magistrale in inglese, perché comunque c'era già questo scambio culturale, perché tantissimi studenti erano dall'estero. Però forse un'esperienza di andare via, se tornassi indietro un semestre lo farei. Io no, sono convinto invece della mia scelta, perché come dite voi giustamente, può darsi che, però secondo me, essendo appunto un pezzo del puzzle, è una cosa che comunque puoi imparare successivamente. Io ritengo che sia più importante la formazione universitaria rispetto ai rapporti sociali che puoi farti all'estero. E secondo me sono due cose non complementari, ma che comunque, diciamo, farle entrambe è molto difficile, perché comunque secondo me è innegabile che andando all'estero perdi qualcosa in formazione universitaria. Secondo me non è così, cioè sono metodi diversi probabilmente, ma se tu ad esempio vai in università comunque di una certa qualità all'estero, può cambiare l'approccio sicuramente, ma non è che sia meglio o peggio, cioè non dico che sia l'insegnante. Non dico l'insegnamento che sia peggio, dico il tuo approccio verso quei sei mesi che fai all'estero. Cioè io credo sia diverso rispetto all'approccio che hai stando all'università. Cioè io preferisco fare un'esperienza all'estero dopo l'università, perché in quei sei mesi che sono all'estero il mio obiettivo principale non è l'università, semplicemente. Io questo condivido, comunque condivido e approvo anche quello che dice Mattia, sì, è vero. Con magari la specifica che ognuno ha delle attitudini diverse, cioè anche questa è la riprova del fatto che all'interno di un gruppo non bisogna sempre andare d'accordo, ma si cresce e si affrontano queste discussioni proprio per cercare di capire come porsi per queste scelte. Sono io, che sono l'unico dei quattro che poi alla fine ha fatto questa esperienza, io lo consiglierei non tanto a livello didattico, appunto per riprendere il discorso di Samuele, ma proprio come esperienza di vita, perché a livello didattico probabilmente restare al Poli mi sarebbe servito di più, perché c'erano due o tre esami interessanti nel semestre in cui sono partito. Ma allo stesso tempo ho visto e fatto cose. No, ho avuto esperienze che non avrò più in futuro, perché rimangono proprio in quello spazio chiuso che si chiama Erasmus universitario. E andare all'estero subito dopo l'università è un altro tipo di esperienza, cioè fai cose diverse, secondo me non c'è quell'atmosfera. Hai un altro approccio anche sicuramente. Ok, c'è stato qualche problema tecnico, comunque adesso ci risiamo. Per i saluti finali ci sarebbero un sacco di cose da dire ovviamente, ma rimandiamo un altro momento, perché i montanari e il veronese devono mangiare alle 11 di mattina. E lascerei solo il veronese più che i montanari alle 4 di pomeriggio. Io alle 4 di pomeriggio ceno. Quindi per oggi ma non mettere in muto. Direi che per oggi scusate.
È tutto. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ci siamo elogiati a vicenda, anche esagerando, vedremo successivamente. No, però abbiamo dato magari degli spunti e delle nostre opinioni che comunque sono personali e devono essere tali. È arrivato il momento dei saluti, quindi vi risaluto in ordine alfabetico contrario. Quindi ciao Mattia e grazie per aver partecipato. Ciao a tutti, è stato un piacere, grazie mille. Ciao a te Fabio. Ciao, grazie e ciao a tutti, grazie per avermi invitato di nuovo, è stato un piacere. Veloce, veloce, che devo salutare Samuele prima che inizi a fare qualcos'altro. E ciao Samuele, grazie anche a te per essere stato qui con noi oggi. Grazie al cazzo, ragazzi. Va bene. No, scherzi a parte, è stato bellissimo. E seguite questo Marco Nati perché ha un futuro. No, c'è un futuro roseo nel mondo del podcasting. Va bene. Ragazzi, ciao, grazie per la partecipazione e a presto. A presto. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. È bello vedervi, siete i più belli del mondo.